Il disco di Kygo si chiama Stay su Viva FM nel mezzo del Vivo Pendei. Abbiamo altri due ospiti che trovare oggi pomeriggio, due donne, si chiamano Barbara ed Elena. Buongiorno, vengono da? Verona. Da Verona. Oggi Verona è Verona, Modena, poi Brescia o Bergamo? Brescia. Vieni cara Barbara, allora tu ti sei aggiudicata il Trentelode perché sei tu la vincitrice. Sì. Con cosa ti sei aggiudicato questo fantastico premio? Mandando una foto delle piñatas messicane. Le piñatas messicane? Che è la piñata messicana? Che cos'è? No, nel senso proprio del culinario. Ma che culinario? La piñatas messicana è un'altra cosa, è tipo il gioco della quella. Come viene chiamato in Italia? Della campana, no? Forse della campana, tipo il cazzabubolo della campagna. Della spiaggia? La pentolaccia. La pentolaccia, bravo Sani, la pentolaccia. Che ha suggerito? Lui. No, me lo ricordo, erano delle come si possono, erano tutte colorate innanzitutto. La posta arrivava dal Messico direttamente. Era la giornata dell'Expo? No, una mia amica, che la saluto molto, che domani aspetta, io traduco perché capisco Sani, l'argomento del 30 lode. La foto doveva rappresentare un paese senza far capire il paese. Quindi il gioco dell'Expo. Scusate un attimo, io cerco di, per noi esseri umani. Sì. Allora, lui ha chiesto nel 30 lode Will Want Love Forever, che è il nome del programma, mandateci una fotografia che rappresenti un paese, ma che rappresenti senza uno stato, senza magari specificare lo stato, esatto. O comunque segnalatecelo perché alcune volte è difficile. Perfetto. E lei manda la piñatas messicana. La piñatas messicana. Lei manda sta cosa da rompere con tanto di bastone. Adesso non ricordo la fotografia, però tu mandi questa cosa. Ora, tu come hai fatto a capire che si trattava del Messico? Perché lei l'ha scritto. È grazie a un ha scritto. Ma scusami, ma adesso voglio dire, se una ti scrive piñatas messicana, secondo te che paese potrebbe essere? Ho compreso, sì, non può essere Portogallo? Non può essere la Francia. Sarebbero le piñatas portoghese. Portoghesos. A piñao portoghese. Esatto. Ma quello che mi chiedo è se doveva manifestare in qualche modo un paese. Sì, rappresentava il Messico. Cazzo c'entra, cioè il Messico è famoso per peperoncino, per il sombrero. Ma anche per la piñatas messicana, e allora? Indagine. Mamma mia ragazzi, ragazzi, il Messico è famoso per la piñata messicana? Sì! Farsi bugie. Ma cosa c'entra? Ma doveva essere un qualche cosa che rappresentasse in qualche modo. Cioè, dell'Italia tu cosa manderesti? Colosseo. Gli stati San Siro. Basilica di San Pietro. Di San Pietro. Il Vesuvio. Vesuvio e Pulcinella. Vabbè, insomma. Allora, invece Barbara, tu che fai a Verona? No, io studio a Venezia in realtà. Vabbè. E ne approfitto per sentire sempre in bene. Cosa studi a Venezia? Economics and Management. Economia e Management in inglese. C'è un'altra base per parlare di cose serie. Mamma mia. La base seria. Economic and Politics for the Wealth. C'era bisogno di andare a Venezia per studiare management? Perché c'è solo là? In inglese sì. Perché tu studi in inglese? Sì. Yeah. Parliamo in inglese, Stefano, certo. Visto che scusa, vogliamo metterla. Where are you from? Where's from? How old are you? Well, the book is on the table. Vedi, fa l'inglese, ragazzi. È così. Quindi voi fate tutte le lezioni, tutte in inglese, cioè non si parla manco una parola di italiano. Qualche parolaccia magari ogni tanto, esatto. Qualche una cosa. Quindi a che anno sei? All'ultimo, terzo. Quindi da grande diventerai? Inglese. Bella domanda. Vabbè, voglio dire, uno parte così, poi magari sai, i percorsi prendono delle pieghe diverse, no? Cioè, adesso vedremo. Puoi andare a lavorare, che ne so, alla Borsa di Milano? Prima devo fare. Ma scusami, uno va a fare una scuola in inglese e va a lavorare a Milano? No, scusa, la scuola di Management Books, Economics. In inglese? A Milano perché ci sono gli scambi internazionali. Ma andrà a Wall Street, no? Il suo sogno, se uno deve sognare, sogniamo in grande. A Wall Street? A Wall Street. Ma noi a Wall Street ci siamo andati. Come turisti, però ci siamo andati. Certo, abbiamo toccato. Hai toccato anche tu le palle, dai. Le palle del toro, sai. Vabbè, comunque, manca terza ora, quindi cos'hai? La laurea? Sì, quest'anno. Laurea. Ce la fai? Certo. Ce la fa? Ce la fa. Non ce la fa. Vi invito alla festa, se volete. Sì, 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 sì.
matrimoni, le feste di laurea, noi veniamo. Se magna? Certo. Fantastico. Ci siamo, noi ci siamo, non so se si capisce. Noi ormai, sai, dovremmo specializzarci in quel karaoke, sì, feste di laurea, anche. Compleanni, battesimi, matrimoni, queste sì, cose. Mi vedo bene. Anche io, anche io. Tu suoni, perché tu sai suonare bene. Certo, il clacson, io sono faccio il capo cordata. Tu suoni il pianoforte, dai, diciamo. Tu suoni il pianoforte. Vabbè ragazzi, suonerò l'organo in chiesa, dai. Oh! Dai, se proprio lo devo dire. Barbara è accompagnata da Elena, che viene da Verona. Sì, e che fai a Verona? Io sono una commessa in un negozio, è un negozio di cartoleria, sì, che è in Borgo Roma. Come fa? Aspetta che Sani, aspetta di questa cosa. Ci fai un verso, Sani? Dai, una canzone come piace a te. Sei un po' giù di voce. Sempre così. Fai tu la commessa tutti i giorni a parlare per 8 ore. Cos'è che dimmi? Io, di tutto e di più, ormai... No, che brutto. Che brutto, fidati. Come di tutto e di più? È un negozio di... Sarebbe principalmente una cartolibreria. Dopo abbiamo integrato un sacco di prodotti nuovi, quindi... Vieni qua, con i libri. Certo, anche delle copertine. L'ultima cosa che hai venduto? Oh, quella non l'ho mai venduta, per fortuna. No. No, allora! Ragazzi, stavolta non abbiamo detto agli Sani, se l'hai detta da sola! Era una domanda semplice, l'ultima cosa che hai venduto, era una curiosità. Quella è stata una cosa gratis, sono fatti tuoi! No, dai, anche l'ultima quando... cosa che hai venduto, penso sia stata una borsa. Ah, una borsa! La borsetta! Senti, possiamo vedere le grafiche invece? Sì, è vero, passiamo alle grafiche. Ah, qui c'è una grafica, è un ferro di cavallo, sì, con 3 punti perché sopra. Perché vai a cavallo? Perché no. Speri nella fortuna? No, perché vado a cavallo. Vai a cavallo, ok. Il ferro di cavallo ci sta, ma le tre punzolature... No, quelle non so cosa sia. Ecco, no, chiediamocele, sempre infografiche. Probabilmente sono stati i chiodi. Ah, sono i chiodi, sono un po' grossi. Sono i chiodi, però sì. Ferro di cavallo già è stato facile. Dipende dal cavallo anche, se più il cavallo è grosso, più lo zoccolo è grosso. C'ha dei chiodi, cazzo, che servono, li tolgono dalla Tour Eiffel. No, perché sono gli zoccoli invernali, quelli per andare. Eh sì, certo. C'hanno il grip. Sono gli zoccoli chiodati per andare in alta montagna. È giusto. Sempre utile. Mentre invece Barbara ha un cagnolino con una X, come dire. È morto. È morto un cane. Infatti, ho detto subito: ti è morto il cane? È brutto, no, brutta notizia. Perché ha la X? Paura dei cani. Tu hai paura dei cani? Beh, paura è una cosa, guarda, però che li odi a morte come sani, no, non ti preoccupare, sei in una, come dire, negli studi qua non vedrai mai un cane. No, guarda, è strano che non hai beccato nessun cane, nessun, no. Strano, molto strano. Ma perché non ti piacciono o perché veramente ti fanno paura? No, trauma infantile. Che ti hanno azzannato? Più o meno. Vabbè, ma è successo anche a me, ma cioè, questo non vuol dire che non ti piacciono i cani, poi si supera questa cosa. Non l'ho mai superato. No, basta che tu... Io facevo così, ma non sto scherzando, è una cosa vera. Sentiamo. Io sono rimasto da bambino scioccato perché un cane lupo, ma avrà avuto 4-5 anni, mi ha inseguito, sì, ma probabilmente voleva giocare, e quindi ho fatto tipo 100 metri, questo cane dietro, e quindi sono rimasto terrorizzato. Quando i miei amichetti, poi a 7-8 anni, avevano altri cagnolini classici in giardino, in cortile, qui là... Piano, molto piano, mi sono avvicinato e comunque mordi sempre... una volta, mordi una seconda due, volta, esatto, alla fine, insomma, alla fine superi questa cosa, no, tu ci zero. Proverò. Provaci, qua, tu stai qua una settimana, vedi 3-4 cani che girano, ma sicuro proprio come loro, il più piccolo è alto 1,20 m. Scusa, la domanda sorge spontanea, sempre. Sì. Ma tu perché c'hai questo trauma invece, cos'è che... Non è... Ma che trauma? Ma c'è un trauma, te li odi, cani, li odi, io... Non è assolutamente vero. Smentiamo questo luogo comune, non è assolutamente vero. No, infatti. Però io poi voglio dire, non avendo spazio e tempo per tenere gli animali, non ho animali. Certo. Infatti i tuoi hanno preso un cane da, da poco. Vabbè, sono i miei, cioè io non abito con i miei, no, quindi... lo so, però ci torni, ci vai a mangiare 3 volte alla settimana. Certo. Attenzione. Sì. E questo cagnolino, questo cucciolotto che è appena arrivato, come ti ha accolto? Sì, è un Labrador incrociato con un Golden Retriever, quindi secondo la stima dovrebbe alzarsi di almeno 80-90 centimetri. Già lo dici con un giramento di balle. Guarda, beh, insomma. Già mi sta togliendo dello spazio in Italia a me. Quello di prima era piccolo, non europeo. Questo già si è preso dello spazio, di la verità. No, beh, spazio no. Ma non è vero, guarda che vero. Ma non è vero. Non è vero, non è vero. La mia cucciolotta. Ma va che cagare. Come si chiama?
chiama? Frida. 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 Vabbè, insomma. Elena, tu hai paura dei cani? Io no. Vedi, no, no, no. Qualche animale in particolare? Io ho due gatti a casa. Sì? E... Ma come si chiamano questi gatti? I nomi. Allora, uno è chiamato Sam, l'altro sarebbe nome ufficiale Matisse, ma soprannominato Il Biondo. Fantastico. No, no, aspetta, sì. Tutto una... Aspetta, aspetta. Abbiamo fatto ma una storia qualche giorno fa sui nomi degli animali, quelli più assurdi. Ne sembra, ti ricordi che c'era quella che chiamava il cavallo stronzo? Sì, vabbè, adesso sì, sì, mi ricordo perfettamente. Il Biondo potrebbe essere il soprannome. Matisse, Matisse. Era un nome d'artista, tutto quanto. Perché mi è diventato Il Biondo? Perché non so dire la verità come è nato. È nato così. Non so, era piccolino. È rossiccio. È rossiccio. È rossiccio. Ha preso dalla mamma. Dalla mamma. Cioè, la mamma. Dalla padrona. Cioè, non si dice padrone. È bruttissima. No. Padrone. Padrone è brutto. Vabbè. La mamma è più bella. Oh, è arrivato un bel messaggio. Oggi è veramente interessante ascoltare.